Buonasera, oggi parliamo della parola endgame. Endgame, tutto attaccato. Appena vi dico endgame, voi pensate subito all'ultimo film degli Avengers, che si chiama proprio Endgame. Ma vi voglio parlare di endgame per un altro motivo. Endgame può essere usato in un'altra maniera. Come al solito, stavo guardando Netflix e ho visto questa scena. What? What are you talking about? You and Roz are great together. Forget that stupid spell. For all we know, Caliban made it up. She loves you. You love her. Don't let anything ruin that, okay? You guys are endgame. You guys are endgame. You guys are endgame. You guys are endgame. Che cosa vuol dire endgame? Allora, in una relazione, in a relationship, to be endgame, essere endgame, vuol dire essere fatti l'uno per l'altro, no? Endgame vuol dire essere inseparabili, nel senso siete talmente fatti l'uno per l'altro che non vi separerete mai come coppia. Voi siete endgame, cioè tu e lei, lui e lei, siete fatti l'uno per l'altro, punto. Questo è il vostro futuro, assieme. Non so più cosa dirvi. Che stanchezza! Che stanchezza! Che stanchezza! Che stanchezza! Ah, Sto bene.